Bentornati ragazzi, prossima sfida, siete pronti? Servirà un cuscino o qualunque altro oggetto, non è importante. L'importante è ricordarsi due cose, piegare bene le gambe e guardare avanti. Cosa dobbiamo fare? La prossima sfida si chiama il giro dell'ombelico. Dovremo fare 30 giri di ombelico con questo oggetto. Mi raccomando, non deve toccare la pancia né la schiena. Deve girare intorno senza toccarci, ok? Il più velocemente possibile. Quindi preparate il cronometro, quando siete pronti lo fate partire e iniziate a girare. 1, 2, 3, 4, 5 e così via. Arrivate a 30, stoppate il tempo, ok? Poi ovviamente quando siete diventati bravissimi e non riuscite ad andare sotto i 10 secondi per fare 30 giri, cosa fate? Buttate via questo e prendete un altro oggetto. Possiamo fare col pallone, il più velocemente possibile, da una parte oppure dall'altra, ok? Più velocemente possibile, senza che tocchi nella schiena, nella pancia. Troppo facile col pallone, prendiamo qualcosa di più difficile. Un cuscino più grande, velocissimi, velocissimi, ok? O da questa parte o da quell'altra parte. 30 giri e stoppare il tempo. Poi potremmo farlo addirittura con una scarpa, velocissimi, la scarpa intorno al corpo, ok? Da una parte o dall'altra, mi raccomando, fate solo da una parte, quando avete fatto 30 fate dall'altra parte. Possiamo farlo anche con una matita, questo è più facile, velocissimi, siamo arrivati, iniziate ad essere stanco, oppure se siete stanchi di una matita prendete un pasticcino e ve lo mangiate.